interessa secondo me, oltre al fatto che si tratta di più spedizioni che toccano, si tratta anche di questo periodo quando sono poi stati conquistati i due poli, nel 1909 il Polo Nord, e da questo poi nasce una grande serie di spedizioni che vuole andare al Polo Sud, che viene poi anche raggiunto. E dopo questo grande successo sul Polo Sud, Shackleton parte per l'ultimo viaggio, come lui lo ha dichiarato, e fa una cosa che allora era non pensabile. Lui l'ha pensata, l'ha tentato, per fortuna è fallito abbastanza presto, perché la sua nave è stata incastrata dai ghiacci, e come è andato a casa senza niente per mesi ed anni, è l'avventura secondo me più difficile mai vissuta dall'uomo. 28 persone che tentano di sopravvivere e sopravvivono, e racconto in dettaglio come, che cosa succede. A me non interessa, interessa giusto o sbagliato, a me interessa possibile o impossibile. Non era possibile la traversata che lui voleva dell'Antartide, però era possibile salvarsi e portare a casa tutte le persone. E questo è quasi più di un miracolo. Ed è molto bello perché la spedizione ha molte dimensioni umane, non è soltanto Shackleton che è l'eroe, in realtà dietro ci sono altre persone molto importanti, e siccome sono esattamente 100 anni che loro partono da Elephant Island, una piccola isola in Antartide, per andare a cercare aiuto, sono esattamente 100 anni, e a Trento facciamo rivivere questa spedizione. Siccome non c'è più nessuno di loro perché sono tutti morti, io sono in tedesco il Stellvertreter, quello che per loro va sul palco e racconta la loro spedizione. E io nel 89-90 ho ripetuto quello che Shackleton voleva fare, non quello che lui ha fatto, perché io ho fatto la spedizione che lui non ha potuto fare, e più tardi, più volte sono ritornato a fare poi la traversata della South Georgia per fare tutto il tragitto che lui ha fatto, però non ho mai fatto con una piccola nave, con una barca di 7 metri il mare Artico come lui, per andare da Elephant Island fino a South Georgia. Questo in realtà non è ancora ripetuto, perché chi l'ha ripetuto per fare un film aveva una piccola barca con un grande icebreaker dietro che seguiva. Oggi è tutto cambiato perché abbiamo il portatile, perché possiamo da tutti i punti del mondo andare al satellite. Per fare quest'ultimo pensiero, oggi un avventuriero, un alpinista fuori, entro pochi minuti manda la notizia che sta qua, sta bene, sta male, ha fatto la cima e sta morendo, quello che è da dire. Loro erano fuori per più di 3 anni.